La mia domanda è sempre relativa alle recidive, perché anch'io dopo 8 anni ho avuto una recidiva. Se la prima diagnosi è, diciamo, difficile da affrontare, dopo una recidiva psicologicamente è molto ancora peggiore, diciamo, ci vogliono spalle molto buone per venire fuori. Detto questo, l'altra settimana, o non mi ricordo se questa settimana o l'altra settimana, ho visto in videoconferenza che c'era un altro simposio sempre relativo alle malattie oncologiche del sangue e anche sui linfomi. Non entro nel merito della terapia CAR-T, che ho visto è molto complessa e molto difficile, però in finale hanno detto che col prossimo anno dovrebbero esserci dei nuovi farmaci che seguono una nuova terapia non così complessa. È possibile sapere qualcosa di più su questo, se siete, e nient'altro, vedere anche proprio per la questione delle recidive che mette a dura prova i pazienti. Ecco, grazie mille anche dell'invito che ci avete fatto. Allora, grazie alla domanda, che cerco anche quindi di tradurre in un concetto un po' più generale alla luce anche di alcune domande che riceviamo da casa, che quindi il ruolo delle nuove terapie, mi sembra di capire, quindi che più spesso vengono applicate in un contesto della recidiva, a volte anche già nelle prime fasi. E giro questa domanda al dottor Olivieri. Grazie mille. Ma io penso che in questo caso si siano riferiti probabilmente agli anticorpi bispecifici che insomma io a cui ho accennato brevemente, perché effettivamente sono delle terapie molto promettenti che hanno dei risultati quasi paragonabili a quelli delle cellule CAR-T. Poi anche per il linfoma follicolare dovremmo avere a breve la terapia con CAR-T. La terapia con CAR-T adesso sicuramente è complessa, però diciamo, consideriamo che negli Stati Uniti già ci sono varie esperienze in cui viene fatta in degli hospital fondamentalmente, quindi anche qui la difficoltà è probabilmente alle fasi iniziali, poi quando iniziano a essere oliati alcuni meccanismi probabilmente la terapia diventa più semplice. Gli anticorpi bispecifici sono più semplici da un punto di vista di somministrazione, non è detto che siano migliori anche da un punto di vista della tossicità, perché la tossicità è molto simile a quella delle CAR-T. Sono due, in questo caso abbiamo due ottime terapie che probabilmente avremo a disposizione proprio rimborsate dal sistema sanitario probabilmente entro un anno, e quindi è meglio avere l'imbarazzo della scelta piuttosto che non avere nessuna delle due opzioni, insomma.